ben arrivati in Borsa Italiana. Forte questo applauso però, ma non a me, a voi, sempre più forte, perché è l'applauso che vi meritate, perché questa sera siamo qua per premiare voi, per premiare le eccellenze. Ben arrivati a questo secondo appuntamento del 2019 della nona edizione delle Fonti Award. Un saluto come sempre anche alle persone che ci stanno guardando da casa in questo momento. Siamo in diretta streaming sul canale televisivo Le Fonti, di cui parleremo diffusamente nel corso della serata. Scaletta ricchissima, tante belle cose questa sera per voi, tanti premi per riconoscere l'eccellenza del nostro paese, che ogni giorno con grande fatica, con grande impegno portate non solo in Italia ma anche in tutto il mondo con il vostro lavoro. È una lunga giornata proficua quella di oggi, che trova questa sera il suo punto più alto, ma che è partita con un interessantissimo incontro questa mattina con il Fintech e Blockchain Forum di Le Fonti, aperto con il keynote speech di Giacomo Zucco e che ha visto la presenza di alcune delle più importanti realtà internazionali e nazionali, da Seed Venture al Politecnico di Milano, a Banca Mediolanum, a IBM, BMW Milano, Coinlex e ancora San Marino Innovation, e l'assessore alla trasformazione digitale del Comune di Milano, Roberta Cocco. Il filo conduttore di tutte le nostre serate delle Fonti Award è l'innovazione, sempre e comunque una grande sfida a 360 gradi, ma questa sera l'attenzione particolare è per l'innovazione tecnologica in campo automobilistico. E quando dico automobilistico, se guardate alla vostra sinistra trovate una meravigliosa BMW serie 3 che sarà protagonista questa sera di una sorta di esibizione, di una dimostrazione. Non vi voglio svelare troppo, ma vedremo delle cose molto molto interessanti. Ebbene, questa sera è la volta delle Fonti Innovation Award e delle Fonti M&A and Tax Award, dedicati alle imprese innovative e boutique di eccellenza. Dicevo, l'innovazione è un punto di riferimento per queste serate, fortemente voluto dal gruppo, e vogliamo che questa serata non si esaurisca qui sul palco di Palazzo Mezzanotte, ma che continui a vivere sui social. Quindi tutte le fotografie che scatterete, i video che farete durante le premiazioni, a noi piacerebbe tanto che venissero pubblicate sui vostri social, Instagram, Facebook, dove volete, con l'hashtag Le Fonti Award, per creare una vera e propria comunità che fin dalla prima edizione ha voluto dare il proprio patrocinio, essere accanto al gruppo Le Fonti proprio per sostenere questa iniziativa, perché Le Fonti è un network internazionale. Ci troviamo a Milano, ma Dubai, Hong Kong, Londra, New York sono queste le piazze dove ogni anno si tengono le premiazioni, proprio perché è un network internazionale che dà la possibilità ai finalisti e ai vincitori di essere premiati anche nelle altre piazze, proprio per dare il massimo di visibilità. E poi il reportage della serata lo troverete su tutti i mezzi di comunicazione del gruppo, ad iniziare dalle Fonti TV. Streaming TV All News 24 ore su 24, e proprio gli studi sono qui a due passi da dove ci troviamo, e tra poco ci collegheremo anche in diretta da Francoforte, dove Giuseppe Di Vittorio si collegherà con l'attesa proprio dell'incontro della Banca Centrale Europea di domani. E poi televisioni ci sono le riviste, Le Fonti Legal, che è la rivista numero uno degli avvocati, e Le Fonti, World Excellence, che è la rivista numero uno dei CEO, che in poco tempo, in 3 anni, sono diventate un punto di riferimento nel loro settore. Prima di dare la parola e per dare il benvenuto al presidente Giommi, vediamo questo video che ci racconta un importante partnership di collaborazione proprio con il Sole 24 Ore. Se la regia è pronta, andiamo con il video, vai! Le Fonti TV, visibile sul sito del Sole 24 Ore. La TV dedicata ad economia, finanza e diritto entra nelle pagine web del primo quotidiano economico e finanziario tricolore. 10 ore di diretta al giorno, dalle 9 alle 18, dedicate a operatori sui mercati finanziari, consulenti, studi legali e appassionati alle vicende economiche e finanziarie. Le Fonti TV, ora anche sul sito del Sole 24 Ore. Perfetto, e allora con un applauso chiamo sul palco Guido Giommi, il presidente, per un saluto e un benvenuto a tutti i nostri meravigliosi ospiti. A te, Guido. Grazie.
Allora, grazie a tutti, grazie Marco. Intanto benvenuti per la serata che adesso incomincia del Gala Dinner. Ancora un caldo benvenuto a tutte le eccellenze. Sarà una serata ovviamente di premiazione con un summit. Da parte di Le Fonti molte sono le novità, molti di voi ci seguono, le sanno, alcune le annunceremo stasera, quindi non voglio dilungarmi su altre cose. Adesso presenterò Giuseppe Di Vittorio, che farà il collegamento, avrà anche lui alcune novità sulla televisione da comunicare, poi il nostro vice direttore di Le Fonti Legal, che spiegherà le novità della piattaforma della rivista cartacea, su cui stiamo puntando molto, la rivista dedicata agli avvocati, e quindi insomma abbiamo diverse novità, ma l'importante è che questa sera i premiati, come diceva Marco, siete voi, è la vostra serata, quindi grazie ancora per essere qui, grazie. Grazie Guido. Allora, come abbiamo anticipato, vediamo se riusciamo a collegarci in diretta con il nostro Giuseppe Di Vittorio da Francoforte. Giuseppe, ci senti? Un caloroso saluto a tutti gli ospiti della serata alle Fonti Awards. Io purtroppo non posso essere con voi fisicamente, ma sono lì con il cuore, perché sono alla riunione della Banca Centrale Europea e quindi sono a Francoforte, ovviamente in maniera autoreferenziale. Ho detto apposta, ho giustificato la mia assenza in maniera precisa per darvi la notizia, insomma, che Le Fonti partecipa ai grandi eventi, quello della Banca Centrale Europea, ma anche abbiamo partecipato alla riunione dell'OPEC, siamo stati presenti nelle consultazioni del Presidente della Repubblica presso il Quirinale, quando c'è stata la formazione dell'ultimo governo. Ovviamente non è solo grandi eventi Le Fonti TV, ma sono 10 ore e oltre di diretta al giorno, un palinsesto anche notturno e serale, 10 ore di economia, di finanza, anche di parte legale, di approfondimenti di carattere giuridico, tutto ciò che riguarda gli investitori, i trader, gli appassionati di economia e finanza, gli appassionati alle vicende economiche del paese, riguarda Le Fonti TV, una televisione in streaming, ma anche non è escluso il nostro approdo anche su altri mezzi più tradizionali, orgogliosamente in streaming, perché vogliamo rappresentare l'elemento di novità rispetto al panorama televisivo italiano. Una televisione che è nata sull'esigenza, che ha un'anima dentro, e l'esigenza era quella di avere un cane da guardia dell'economia italiana, perché se le vicende economiche italiane molto spesso negli ultimi anni si sono deteriorate, hanno subito una brutta piega, una piega negativa, la responsabilità forse è anche in parte, in piccola parte, mi rendo conto, dei media, che non hanno svolto un ruolo da attenti osservatori a quelle che erano le vicende, le dinamiche, vicende che riguardano il paese, macroeconomiche. Molti di voi hanno degli studi legali, hanno delle imprese, delle aziende, ebbene se non va l'Italia diventa difficile per una singola impresa, per una singola azienda, per una singola realtà far andare bene le cose, quindi è come un fiume e si ha la sensazione di nuotare controcorrente. E tutti coloro che hanno qualcosa e voglia di dire qualcosa su questi temi sono i benvenuti alle Fonti TV, quindi l'invito e a tutti a mettersi in contatto con il nostro team organizzativo per partecipare attivamente da protagonisti del palinsesto di Le Fonti TV. Un saluto da Francoforte. Perfetto, grazie mille Giuseppe, fai il bravo domani con Mario Draghi, che di solito gli fai sempre delle domande molto molto piccate. Allora, prima di introdurre sul palco il prossimo ospite, il vice direttore di Le Fonti Legal, abbiamo un altro contributo video per introdurre Le Fonti Legal e poi il nostro ospite. Vai regia. La rassegna stampa di Le Fonti Legal TV, l'unico programma televisivo che ogni mese monitora il mercato legale con dossier redazionali e classifiche degli studi legali più attivi nelle principali practice: M&A, Banking and Finance, Employment, Capital Markets, Energy, IP, TMT, Media, pubblicate anche su Il Sole 24 Ore. La rassegna stampa di Le Fonti Legal TV, l'appuntamento mensile che racconta le novità del settore legale, con interviste in esclusiva, approfondimenti e dibattiti in studio. Tutte le novità legislative attraverso la rassegna televisiva di Legal, la rivista numero uno degli avvocati, diretta da Angela Maria Scullica. Vice direttore di Le Fonti Legal, sono tutti tuoi. Grazie,
Grazie Marco per la presentazione, buonasera a tutti e benvenuti anche da parte mia a questa serata evento che abbiamo organizzato per voi. E come anticipato, da poco mi è stato affidato il compito di coordinare la rivista Le Fonti Legal, che si rivolge in generale al mondo professionale e in particolare a quello legale. E per questo, insomma, ringrazio sinceramente il presidente Giommi per questa opportunità. Il presidente sta puntando sempre di più sulla relazione tra le varie piattaforme editoriali che fanno capo al gruppo Le Fonti. E direi che la parola connessione è quella che maggiormente caratterizza e rende unici i prodotti che fanno capo appunto al gruppo. E parlo appunto della nostra streaming TV e delle nostre quattro riviste, che hanno però un obiettivo comune, quello di creare un ponte tra mondi professionali diversi, ma il cui contatto produce e genera lavoro e business per voi. E parlo in particolare del mondo professionale, di quello imprenditoriale, di quello bancario e finanziario e di quello assicurativo a cui ci rivolgiamo. Per quanto riguarda in particolare Le Fonti Legal, stiamo portando avanti in questo senso un progetto ben preciso, che è quello di creare un ponte, di creare connessione tra il professionista e la sua interfaccia nello specifico settore di riferimento, il che significa, tradotto, tra il professionista e il suo potenziale cliente. Questo perché la filosofia comune che sta caratterizzando il nostro lavoro è quella di rendere la rivista sempre di più un prodotto che possa essere anche di lavoro, aggiornamento e di business per voi e per i nostri lettori. Per questo appunto dal punto di vista editoriale stiamo puntando molto anche sull'analisi che riguarda le normative, le novità normative e i vari trend di settore, con interventi specializzati che insomma vengono selezionati dalla nostra redazione. E in più, attraverso il nostro centro studi, realizziamo periodicamente classifiche e ranking di settore, che poi si traducono, grazie anche al nostro comitato scientifico, in queste serate in cui premiamo le eccellenze, che questa sera siete voi. Ecco, io vi ringrazio nuovamente per essere qui stasera e ci tengo anche a rivolgere un ringraziamento particolare a tutto il gruppo Le Fonti, che è dietro all'organizzazione di questo evento e che ha curato ogni particolare e ogni dettaglio e che spero sinceramente che possiate apprezzare questa sera. Ecco, grazie di nuovo e buona serata e buon divertimento. Grazie mille, grazie Gabriele, grazie mille. E allora, adesso inizia il CEO Summit, che è uno dei pilastri delle serate dei Le Fonti Award. Chiamo sul palco Simone Avvantaggiato, Senior Editor e Business Editor di Le Fonti, che modererà il dibattito. Prima di chiamare sul palco i nostri ospiti, Simona, ci vuoi dare, eccolo qua, ci vuoi dare un highlight di quello di cui parlerete questa sera? Yes. Vieni, 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 vieni in proscenio, che ti vedono bene. Sì, però... Funziona, funziona. Successo. Sì, grazie Marco, ci ritroviamo nuovamente ci troviamo. Su questo palco, con questo meraviglioso contesto di Palazzo Mezzanotte. Allora, come potete vedere alle mie spalle, come potete leggere, non so se, no, non è la just slide giusta, però ve lo anticipo, il tema di questa sera del CEO Summit sarà l'internazionalizzazione. Noi andremo ad parlare di questo tema così importante, partendo addirittura dalla formazione, quindi andremo a vedere innanzitutto quanto può incidere, quale impatto può avere ad esempio un'esperienza all'estero da parte di uno studente. Partendo da questo, da questo step, poi andremo un po' anche ad analizzare il tema sotto il profilo giuridico attraverso l'aiuto degli esperti che saranno qui e saranno i nostri relatori e guarderemo un po' quali sono le differenze legislative, le difficoltà, le strategie migliori che bisogna attuare per consigliare
imprenditori o professionisti che vogliono internazionalizzare la propria attività, quindi vogliono aprire un'impresa all'estero, vogliono espandersi. E infine daremo voce anche ad un imprenditore il quale ci racconterà la sua visione di internazionalizzazione in un particolare settore come quello delle energie rinnovabili. Perfetto, un menù molto ricco, sono tutti tuoi, buona continuazione, vai. Dunque, io invito i relatori a raggiungermi sul palco e a disporsi partendo dall'esterno e procedendo verso di me nell'ordine in cui li annuncerò. Iniziamo con Giorgia Bava, Educational Consultant di You Abroad. Un applauso. Procediamo con il secondo relatore, Fulvio Di Domenico, socio Genesis Avvocati. Buonasera. Angela Gibelman, socio fondatore di HGAS, studio legale Gibelman e Salvoni. Buonasera, una donna. E infine Daniele Iudicone, fondatore fotovoltaico semplice. Salve. Dunque, come già annunciato in apertura di questo CEO Summit, il tema è il fil rouge e l'internazionalizzazione. Io partirei proprio da You Abroad, quindi andiamo a vedere un po' con Giorgia. Passate il microfono. Partiamo dalla formazione. Quanto effettivamente incide, può incidere, quale impatto può avere un'esperienza all'estero da parte di uno studente che poi un giorno diventerà poi il futuro professionista, quindi quanto può incidere questa esperienza, che può essere trimestrale, può essere anche semestrale, un anno anche più, e che poi magari potrebbe avere un effetto, degli effetti, degli impatti sulla futura carriera del professionista. Ma sicuramente l'impatto è assolutamente strategico, nel senso che noi ci occupiamo ormai da diversi anni di formazione mirata ad hoc per tutti quei ragazzi che decidono di svolgere un soggiorno scolastico all'estero, dal trimestre al semestre all'anno intero. Fortunatamente, ecco, il MIUR in Italia agevola questo tipo di processo, quindi c'è una netta connessione tra la scuola straniera e la scuola italiana. Ci rendiamo sempre più conto di quanto sia fondamentale importanza mixare la parte formativa italiana, che l'accademicità italiana rimane fortunatamente un'eccellenza, unita però a dei punti di forza che invece le scuole straniere danno ai nostri ragazzi, perché ormai avere la fluidità linguistica, tornare a casa con degli skills e con un know-how sicuramente molto più ampio, perché i ragazzi si mettono in gioco, si mettono in un contesto totalmente internazionale, aiuta e facilita tantissimo la crescita personale e formativa. Quindi ci piace sempre ragionare molto da un punto di vista proprio di investimento che la famiglia fa nei confronti dei propri figli, un investimento non solo sulla parte appunto accademica, che in primis potrebbe sembrare quello la punta di diamante, ma in realtà una formazione proprio personale. E questo si ha un riscontro diretto poi anche con il next step, quindi con un orientamento universitario, nonché anche nelle posizioni lavorative. Ogni anno tiriamo giù i dati sulle crescite effettivamente dei nostri ragazzi, e circa il 60% dei ragazzi che tornano da un'esperienza di You Abroad, di un soggiorno semestrale o annuale, decidono di continuare a studiare in ambito straniero, magari investendo il proprio percorso universitario in Italia ma scegliendo un'università in inglese, o perché no addirittura andare all'estero. Devono essere cittadini del mondo, questo insegna il soggiorno di studio all'estero, quindi non solo la lingua inglese, ma bensì mettersi a disposizione dell'azienda. Bisogna iniziare a muoversi, bisogna capire che il proprio competitor non è
il compagno di classe e di banco che hanno qui in Italia, ma effettivamente sono i ragazzi che arrivano da tutto il mondo, quindi a tutti i genitori, a tutti coloro che hanno figli, consigliamo nettamente di investire nell'ambito della formazione linguistica su tutte le lingue, ma in modo particolare la lingua inglese, per far sì che questi ragazzi abbiano sempre di più un curriculum appetibile nei confronti poi di recruiting e di selezionatori. Insomma, le basi praticamente per una carriera anche, no? Diciamo per determinati livelli è fondamentale questa esperienza, possiamo ricavare questo da quanto ci sta dicendo. Ecco, io vorrei poi sviscerare un po' questo tema dell'internazionalità giuridica, perché un giorno questi studenti diventeranno professionisti, imprenditori, dovranno affrontare, insomma, anche volendo internazionalizzare la propria professione, investire, fare dei progetti all'estero, devono un po' affrontare delle difficoltà probabilmente anche legislative. Allora vediamo anche sotto quest'ottica, attraverso l'aiuto dei nostri professionisti che sono qui, quindi due importanti studi tra l'altro, che ci aiuteranno un po' a capire quali potrebbero essere le strategie migliori per poter investire all'estero. Io passerei a Fulvio Di Domenico, che ringrazio insomma per essere qui con noi, che è socio di Genesis Avvocati, una boutique molto legale, molto importante, che tra le varie competenze ha anche quella del diritto internazionale, ecco, cito anche questo, che consiste proprio nell'assistere la clientela, se vogliamo, quando decide di fare un investimento all'estero, quindi guidarla un po' in questa avventura, no? Io ecco, parlando dell'internazionalizzazione, le imprese, professionisti italiani, ormai questo termine non è più un tabù, ma costituisce quasi una propensione naturale investire verso l'estero. Io le chiedo, qual è, tenendo conto naturalmente anche di determinati fattori come le dimensioni di un'azienda, di un'impresa, piuttosto che del supporto di tecnologie, internet ad esempio, qual è l'approccio migliore, le strategie, quali sono le strategie più efficaci per le aziende e professionisti che devono affrontare questo percorso di internazionalizzazione, secondo la sua esperienza? Io credo che l'internazionalizzazione sia una questione di metodo. Ogni impresa, e questo vale anche per gli studi professionali, perché poi siamo delle imprese, conosce il proprio prodotto e conosce il proprio servizio. E quindi deve interrogarsi come prima cosa se il proprio prodotto e il proprio servizio può essere di interesse in altri paesi. Internet sicuramente oggi è una fonte importantissima, perché consente all'imprenditore di capire se il proprio prodotto, il proprio servizio può trovare uno sbocco utile in altri paesi. Ovviamente nel fare questo tipo di lavoro, sempre da un punto di vista metodologico, bisogna in qualche modo ponderare la forza dell'impresa con il paese di sbocco che si sta immaginando. Imprese meno strutturate devono guardare a paesi più organizzati, perché hanno bisogno di un tessuto economico, finanziario e ovviamente legale più collaudato. Imprese più strutturate possono anche affrontare sfide in paesi emergenti, che danno sicuramente maggiori possibilità in termini di sviluppo e di resa, ma evidentemente si portano dietro più rischi e allo stesso tempo più costi. Noi professionisti, sfruttando l'esperienza che maturiamo lavorando con i nostri imprenditori, in qualche modo dobbiamo aiutarli a declinare questo metodo. Lavorando con imprese che vanno all'estero, in qualche modo si cambia un po' il modo di pensare, si è meno legati a una formazione giuridica di provenienza, non si può ragionare con il codice civile italiano, bisogna evidentemente ragionare con l'esperienza acquisita, ma cercando poi di leggere nel contesto locale come funzionano le cose, e quindi si diventa un po' dei facilitatori, una sorta di interpreti. Allo stesso tempo siamo accompagnatori editore e coloro i quali lo aiutano, utilizzando ovviamente professionisti locali, a districarsi tra quelli che possono essere le problematiche, ma allo stesso tempo a cogliere le opportunità. Quindi quando qualcuno giustamente declina l'internazionalizzazione come strategia, io ribatto sempre dicendo che è fondamentalmente una metodologia, è un modo di lavorare diverso da quello a cui si è abituati in Italia, ma allo stesso tempo è un mettere in fila le cose con una certa coerenza.
Quindi internazionalizzazione come metodologia, più che come strategia. È interessante questo nuovo concetto di, per la prima volta, che almeno per quanto mi riguarda. Però vediamo invece con Angela, con una sua collega, diciamo, in questo senso, Angela Giebelmann. Io pronuncio il suo nome in italiano. Va benissimo così. Vero? Dunque, io anche il suo studio ha un respiro internazionale. Le attività di cross border ormai sono parte integrante del tessuto, diciamo, di tutte le aziende. Il suo studio, Giebelmann e Salboni, da sempre opera proprio sull'asse Italia-Germania. Ecco, allora a questo punto volevo chiederle quali sono i fattori, oltre a quelli culturali, che valuta di primaria importanza nell'attività di internazionalizzazione e di affiancamento delle imprese che vogliono appunto investire all'estero, e poi ovviamente nella luce del diritto europeo quali sono le difficoltà maggiori che si possono riscontrare in questo percorso. Parlo della mia esperienza propria, sono tedesca, come sentite, di questo marcato accento che, nonostante l'università italiana e quella tedesca, sono mai riuscito a perderlo. Fatto di tutto, però, perdonatemi, l'accento mi è rimasto. Ritengo quello che è molto importante, sia quello che ha detto la signora prima e anche quello che ha detto il collega. La mia esperienza è leggermente diversa, perché forse perché, essendo tedesca, arrivata circa 40 anni fa in Italia, ritenevo anche all'inizio della mia carriera, come vi ho detto, ho fatto la doppia laurea, ho fatto il doppio titolo, di comprendere fino in fondo anche la mentalità del paese che l'imprenditore italiano vuole approcciare o l'imprenditore tedesco vuole approcciare in Italia. Io faccio parte anche della Camera di Commercio Italo-Tedesco e vi garantisco un grossissimo problema è proprio scendere nella cultura tedesca o nella mentalità tedesca. Vi porto esempi invece di parlarvi di teoria. La data certa per tedeschi è un incubo, ma un totale incubo, perché nessun tedesco andrebbe a far registrare o farsi mettere un timbro della posta per avere una data certa. Non conosce la data certa, non esiste, perché in Germania si parte dal presupposto: io ho firmato il contratto, ho messo Monaco il, e è quello la data quando io ho firmato il contratto. Ma di farsi fare una data certa perché mi serve per far valere eventualmente un patto di riservato dominio, per far valere nei confronti di un curatore la mia proprietà, ma nessuno penserebbe. Per cui quello che è essenziale, a mio avviso, spiegare dall'imprenditore straniero che viene qua o dall'imprenditore italiano che va là, che ci sono delle differenze culturali enormi. Per esempio, prendiamo l'Inghilterra, il trust. Voi avete mai sentito che si fa al trustee il letter of wishes? Il settler fa una letter of wishes. Se voi raccontate a un italiano: io ho espresso un desiderio perché vorrei che tutto andasse così, l'italiano ti risponde: ma dov'è vincolante? Scusami, io posso desiderare anche domani di volere qualcosa di diverso, ma perché uno deve essere vincolato? Certo, il trust nasce dal diritto anglosassone, per cui è ovvio che rispecchia la mentalità del paese da dove è nato. Io ve l'ho buttato lì perché non è che voglio adesso dirvi è tutto difficile, però se non comprendo la cultura del paese, l'imprenditore che viene o dove l'altro vuole andare, faccio una fatica enorme già con la semplice traduzione, perché la cultura entra anche nella traduzione di un atto che può essere fedelissimo, però tante volte purtroppo non è quello che voglio dire. Quindi parte anche un applauso. La differenza non solo legislativa, ma soprattutto nella radice,
qualsiasi ordinamento giuridico alla fine, perché è uno specchio di quello che è la società, l'ordinamento giuridico in fin dei conti, vero? Quindi passiamo oltre, ecco, l'ultima voce che questa sera sentiremo è quella di un imprenditore che vive quotidianamente il significato di impresa, in particolare il settore quello delle energie rinnovabili, come facilmente intuibile anche da fotovoltaico semplice, insomma. E io volevo chiederle, allora, ci sono alcuni paesi ormai il mercato del fotovoltaico, parliamo del suo settore, è un mercato che si sta espandendo, ci sono però delle differenze. Io volevo chiederle quali sono le differenze tra il mercato del fotovoltaico in Italia e quello all'estero, e poi soprattutto dalla sua visione, dalla sua anche esperienza, quali sono le difficoltà che può incontrare un imprenditore o che potrebbe incontrare un imprenditore qualora volesse progettare di espandere la propria attività all'estero. Certo, perfetto. Le differenze in realtà mi ricollego molto all'intervento dei colleghi che hanno preso, a mio avviso, quelle che sono le due aree principali quando c'è bisogno di fare un'espansione all'estero. Dal mio punto di vista, non solo nel fotovoltaico, parleremo di quello, ma in generale un po' su tutto, no? Il primo è sicuramente un concetto formativo e culturale, quindi le imprese oggi in Italia che hanno, io penso siamo una grande eccellenza, una nazione che siamo, se non sbaglio, i secondi importatori d'Europa, no? E quindi vuol dire che il Made in Italy funziona, ha tantissimo appeal, e per il mondo delle piccole e medie imprese sicuramente serve molta formazione partendo proprio dalla lingua inglese, che essenzialmente si parla molto poco, ma proprio anche molta formazione nel capire quelli che sono gli altri scenari ai quali poi ci dobbiamo affacciare. E sicuramente, parlando poi dell'esperienza delle rinnovabili, noi siamo chiamati l'Arabia Saudita dell'energia rinnovabile in Italia, e quindi questo ci porta da un lato una grandissima opportunità, perché siamo il paese, no, del sole, del vento, del mare e via dicendo, dall'altro ci fa scontrare in realtà con degli ostacoli che, per dare un'idea, sono anche solo esclusivamente legislativi, perché per esempio noi siamo specializzati nel fotovoltaico domestico, quindi sul tetto di casa, e anche se c'è una, per esempio in Italia, una legge nazionale che dà un certo tipo di indicazioni, ci accorgiamo che da regione a regione in realtà cambia la legislazione, cambia la procedura da dover fare, addirittura a volte cambia da comune a comune. Quindi dal momento già che su base nazionale non devi soltanto pensare a fare un prodotto, ma poi se lo devi deliverare, quindi lo devi consegnare e installare, inizi a avere una serie di difficoltà che cambiano da regione a regione. Cioè, le regioni autonome ne hanno tutto un altro aspetto, che non è neanche a dire, le regioni a statuto autonomo sono tutte uguali, no, la Sardegna ha il suo, Valle d'Aosta ha il suo, quindi ognuno bisogna calarsi in questo. Quando andiamo all'estero, essenzialmente la prima cosa è proprio l'aspetto giuridico, quindi se vado a lavorare con un fotovoltaico devo essere sicuro che dal momento che parto non trovo ostacoli, non trovo ripensamenti dei governi, ho soprattutto magari una guida legale che mi può, no, far capire precisamente come funziona il mercato dal punto di vista legale, perché poi, appunto, tornando sulle rinnovabili, c'è una grande opportunità non soltanto in Italia, in tanti paesi del Mediterraneo, no? Abbiamo talmente tanto sole da poter probabilmente illuminare il mondo intero e dare un'energia sostenibile a tutti. Quello che c'è bisogno di fare sicuramente è tanta formazione per poterlo fare con il Made in Italy, e soprattutto tanta guida dal punto di vista legale per capire come affrontare le legislazioni di ogni paese. Essenzialmente penso siano queste le due cose principali. Io ti ringrazio, ma ringrazio anche comunque tutti voi, ovviamente, perché grazie al vostro contributo questa sera quantomeno abbiamo parlato di internazionalizzazione, partendo dalla formazione, guardando un po' anche gli aspetti giuridici che sono fondamentali per tutti gli imprenditori professionisti che vogliono espandersi all'estero, e forse la prima cosa che si guarda è quello di capire, no, un po' in prospettiva quali potrebbero essere gli sviluppi di un'attività, la strategia e eventuali vincoli anche legislativi, quindi fare una sorta di business plan, ecco, per dirla in poche parole, per poi procedere, insomma, con il vero e proprio progetto. Io vi ringrazio perché grazie al vostro contributo avete dato un valore aggiunto a questa serata. Un applauso, ci sta. E chiamo Marco qui sul palco per proseguire con la cerimonia e la premiazione. Ah, abbiamo una foto, giusto? Una foto di gruppo. Perfetto.
Grazie mille, bene, bene, bene. Allora, buona continuazione. Allora, arriva il momento BMW per introdurlo. Abbiamo un video, lo guardiamo insieme. Vai regia. Ebbene, allora invito sul palco Gianluca Chiappini, un applauso, grazie, che lo accompagna, di BMW Milano, filiale BMW Italia, che ci racconterà un po' le novità e poi ci sarà una vera e propria dimostrazione, corretto? Esattamente. Prego. Buonasera a tutti, buonasera da parte mia e naturalmente da parte di BMW Milano, la filiale di vendita e di assistenza BMW che presidia la città di Milano con 4 showroom sul territorio cittadino, fuori e all'interno evidentemente della città. Nella sua ultraventennale storia BMW Milano ha voluto da sempre trasferire quella che è la vision del gruppo BMW a livello locale, quindi fondamentalmente essere il brand premium leader sui servizi di mobilità. E non a caso parlo di servizi di mobilità perché oggi quando si pensa alle auto non si parla soltanto evidentemente di automobili, ma parliamo evidentemente quindi non solo della capacità di progettare, di realizzare vetture per il piacere di guidare, ma chiaramente si tratta di vetture sempre più connesse con il mondo esterno, vetture in grado di guidare autonomamente, vetture in grado di essere ecosostenibili e quindi grazie all'elettrificazione della gamma, e di essere anche accessibili, se vogliamo, al grande pubblico grazie ai servizi finanziari trasferiti attraverso appunto la nostra finanziaria, il gruppo BMW Bank, piuttosto che attraverso il noleggio, e noi abbiamo un'altra società captive, Alphabet Italia, appunto, e anche persino condivisi tra diversi utenti. E quindi come non pensare al car sharing, quindi a Drive Now, che a Milano ha fatto l'unica piazza in Italia appunto in cui è disponibile chiaramente il car sharing per il gruppo BMW. E rileggevo i temi che hanno caratterizzato la giornata odierna, quindi ho visto la blockchain, ho visto parlare di big data, di evidentemente quarta rivoluzione industriale, ma chiaramente non si tratta soltanto di una rivoluzione, probabilmente la naturale evoluzione che impatta oggi su tutti i settori, il settore legale, il settore giuridico, pubblico, privato. E naturalmente non può non impattare anche sui mezzi di trasporto, quindi sul settore automotive, anche considerando il fatto che le auto hanno sempre rappresentato, e forse rappresentano un po' la quintessenza, rappresentano la cifra tecnologica di un'epoca, e quindi era inevitabile, ecco, che questa rivoluzione impattasse anche sul settore automobilistico. E quindi ecco, inevitabilmente BMW ha voluto trasferire appunto la sua tecnologia e tutti questi elementi su tutti, appunto la guida autonoma e l'assistente intelligente alla guida nella appunto nuova serie 3. Nuova serie 3 che rappresenta da oltre 7 generazioni, da 40 anni, quindi con oltre 10 milioni evidentemente di clienti nel mondo, ha rappresentato sempre la capacità del brand BMW e quindi di un'icona di rinnovarsi costantemente nel tempo, quindi adeguandosi a quelli che sono gli stilemi e le necessità evidentemente e lo spirito del tempo. Chiudo rubando una frase al filosofo Eraclito dicendo evidentemente che non c'è nulla evidentemente di immutabile tranne l'esigenza di cambiare.
A questo punto lascio la parola al nostro protagonista, appunto a Gianmarco, che vi presenterà in anteprima appunto la nuova serie 3. Grazie. Grazie. Grazie Gianluigi, buonasera a tutti. Io sono Gianmarco, sono Pro da Genius per lo showroom BMW Milano, sito in via di Amicis, in pieno centro appunto della città di Milano, e questa è la nuova BMW serie 3. È una vettura che basta guardarla, è bellissima, è sportiva, il coefficiente aerodinamico più basso nella sua categoria e sicuramente i motori Twin Power Turbo BMW, per chiunque di voi l'abbia guidati, non ha mai lasciato insomma nessuno deluso. Però per una vettura che oggi vuole essere leader all'interno di un segmento che è quello delle berline di media taglia, un segmento che sì va a puntare alla sportività ma anche molto al business, queste cose non bastano. Infatti proprio per questo motivo BMW lancia con la nuova BMW serie 3 l'Intelligent Personal Assistant. Che cos'è questo Intelligent Personal Assistant? Non è altro che un vero e proprio assistente. Un vero e proprio assistente che aiuta il guidatore, l'utilizzatore della vettura nel suo tragitto in auto, con l'obiettivo finale di rendere la vita sempre più semplice appunto al guidatore. E l'Intelligent Personal Assistant verrà portato su tutta la gamma BMW, appunto a partire dalla nuova serie 3. E cos'ha di speciale questo assistente? Cos'ha di speciale? Ha di speciale il fatto che noi possiamo richiamarlo semplicemente con un comando vocale molto realistico, che è ciao BMW, che poi in realtà l'utilizzatore potrà personalizzare inserendo al posto di BMW qualsiasi altro tipo di parola si preferisca, ciao Joy, ciao Mariella, in qualsiasi modo, quindi potrà chiamare la sua BMW e personalizzare appunto quella che è la comunicazione reale tra vettura e utilizzatore. E, senza dilungarmi troppo appunto poi sulle caratteristiche estetiche della macchina, le motorizzazioni, io andrei proprio a provare a fare, incrociando le dita, qualche prova con la vettura, per vedere appunto la semplicità dell'utilizzo di questo Intelligent Personal Assistant. Quindi proveremo a appunto interpellare la vettura con questa dicitura ciao BMW, in quanto non è stata personalizzata in questo momento. Ciao BMW. Ciao, come posso essere utile? Che tempo fa a Milano? Attualmente è nuvoloso a Milano con una temperatura di 13 gradi. Quindi la vettura ci assiste anche su delle informazioni, diciamo, abbastanza semplici. Ma adesso mettiamo il caso che io stia viaggiando in auto ad una temperatura impostata di 19 gradi centigradi e a un certo punto decido di cambiare questa temperatura. Ciao BMW. Ciao, come posso essere utile? Imposta la temperatura a 25 gradi centigradi. Imposto la temperatura lato guida su 25 gradi centigradi. Non so se riuscite a vedere dagli schermi, ma appunto la temperatura è stata cambiata direttamente dalla vettura. Ma mi può aiutare anche a capire gli optional che ho sulla macchina? Ad esempio l'head-up display, che è un optional tipico BMW che non molti conoscono. Se io ho appena comprato la mia BMW e voglio sapere che cos'è questo head-up display, posso chiederlo alla vettura. Ciao BMW. Come funziona l'head-up display? Head-up display. Proseguire con il comando manuale. Vediamo che la vettura ha già selezionato quel menu all'interno dell'infotainment in cui mi viene spiegato i principi di funzionamento e tutto ciò che mi può interessare sull'head-up display. Questi ovviamente sono soltanto dei piccoli esempi, anche perché la vettura è capace di apprendere il mio linguaggio naturale man mano che la utilizzo, e addirittura impostare la macchina poi a seconda di quelle che sono le mie abitudini. Proviamo un ultimo comando. Ciao BMW. Ciao, come posso essere utile? Riproduci radio DJ. Subasio. Va bene, dai. Allora, questo era soltanto un piccolo esempio appunto di come si può interagire in maniera semplice ed immediata con la vettura, a parte il cambio della stazione radio sul finale. E niente, io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che potrete venire a scoprire questa vettura presso i nostri showroom BMW Milano a partire da sabato 16. Grazie. Grazie a tutti. Grazie mille.